Primi dati reali e non ipotesi. Ho analizzato cosa sta accadendo nel nostro portale internet e quindi il numero di ricerche che si stanno effettuando. E ho analizzato due città, le due principali, Roma e Milano. Roma. A Roma si sta configurando un forte incremento, diciamo di un 30% circa, per ricerche verso le zone di Ostia, Ostia Antica, Trigoria, Infernetto. E lì che tipo di taglio sta andando per la maggiore? Immobili tra i 150 metri e i 200, con un budget che varia tra i 300 e i 450 mila euro. Quindi le previsioni che facevamo qualche settimana fa sugli spazi esterni vengono confermate proprio dalle ricerche delle persone. C'è un calo invece delle ricerche rispetto al centro cittadino di Roma. Non un calo enorme, ma c'è un calo. Passiamo a Milano. Milano, devo dire, è molto diversa. Le ricerche continuano a essere molto elevate nel centro città e in particolar modo nella zona di Porta Romana, di 5 giornate, Indipendenza, però il tipo di target è diverso. Riscontriamo un aumento delle ricerche per immobili sopra il milione, quindi di metrature dai 200 metri quadrati in su, sopra il milione. Parallelamente continuano ad avere una certa richiesta i bilocali. Al lato bilocali, oltre che nel centro città, anche nelle zone un pochino più distanti dal centro, come Frattini e Maciachini, c'è una domanda in aumento. E lì il budget chiaramente cambia e si aggira tra i 350 e i 250 mila euro. Milano patisce meno dei cambiamenti, anche se spazi esterni vengono preferiti, mentre Roma c'è un forte spostamento nelle zone di Roma Sud, nella parte più vicina al mare e soprattutto di case più grandi e con giardino. Nei prossimi giorni farò altre analisi per altre città italiane. Io resto produttivo.